Io credo che soprattutto si diventa, ma perché noi come uomini, come persone, come esseri umani, soprattutto diventiamo, no? Ciò che siamo grazie agli incontri che facciamo, grazie all'esperienza che ci è dato di vivere e a come certo ciascuno di noi poi risponde, no? A questi incontri, a queste esperienze che uno vive. Però io credo che in questo l'educazione sia importantissima, no? L'educazione nella scuola, nell'università, a tutti i livelli, cioè il sentire la collaborazione come un bene, cioè l'altro come un bene. Con questo credo che fin da bambini, no? C'è un modo di introdurre questa dimensione che porta frutto. Anche perché io credo che questo è il modo migliore di esprimere la propria personalità. Cioè non c'è un compromesso tra il collaborare e l'esprimere la propria unicità. No, sembra che a volte che uno debba trovare il giusto mezzo. Invece secondo me non è assolutamente vero. Secondo me quando succede veramente che c'è questa collaborazione, che si cresce, ci si educa e si diventa quindi capace di collaborare, simultaneamente si diventa anche più personali, più capaci di esprimere, no, la propria personalità, il proprio carattere, il proprio contributo unico.